Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento». Parola del Signore. La festa del battesimo del Signore conclude le feste natalizie, il tempo di Natale, e ci introduce, diciamo così, nel tempo ordinario. È un po' il momento di passaggio di Gesù dalla vita sua nascosta, la vita quotidiana a Nazaret, la vita normale, come tutti noi nel suo paesello dove era cresciuto, per invece cominciare un nuovo tipo di vita, la sua vita che noi chiamiamo pubblica, il suo ministero di predicazione. E lo fa andando, facendo anche un bel viaggio, da Nazaret fino al posto dove Giovanni battezzava, che era molto lontano, meno 150 chilometri, più di una settimana di cammino, dove Giovanni battezzava. Perché Gesù fa questo gesto? Probabilmente Giovanni Battista era stato ed era il suo maestro, ma soprattutto perché Gesù, mettendosi in fila con i peccatori, perché questi erano quelli che andavano a farsi battezzare da Giovanni, mettendosi in fila con i peccatori e vivendo questo gesto di purificazione, mette in rilievo e sceglie decisamente lo scopo della sua missione: prendere su di sé il peccato del mondo, come dirà il Vangelo di Giovanni. Ecco, farsi solidale con i suoi fratelli, accogliere e pagare per tutti, diciamo così, le colpe degli uomini, per riconciliare l'umanità con Dio. E questo suo farsi peccatore fra i peccatori, ecco, viene, come dire, sigillato dal Padre con una grande epifania. Ecco, abbiamo fatto ieri la festa dell'Epifania, manifestazione ai Magi, ma qui abbiamo un'altra epifania, un'altra manifestazione. Dice il Vangelo di Marco proprio: «Uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli». Questo verbo squarciarsi è proprio una citazione di Isaia, che pregava così Dio: «Oh Dio, se tu squarciassi i cieli e scendessi». È come il verbo che useranno gli evangelisti, che userà Marco, per indicare lo squarcio del velo del Tempio. Quando Gesù sulla croce morirà, il velo del Tempio si squarciò in due parti. E tutte le volte che Dio esce, diciamo così, dalla sua trascendenza, dalla sua lontananza, e entra nella storia. Ecco, i cieli si sono squarciati, il Figlio di Dio è venuto in mezzo a noi e lo Spirito, come una colomba, scende su di lui. Ecco, qui c'è tutta la Trinità, ci cioè sono tutte le persone divine, Epifania, manifestazione di Dio. Lo Spirito scende su di lui sulle acque come la colomba di Noè alla fine del diluvio, per dire che c'è la pace ormai fra il cielo e la terra in Gesù, ma anche come lo Spirito che si librava sulle acque all'inizio della creazione, le acque caotiche. Inizia una nuova creazione e viene la voce del Padre. Ecco il Padre che parla: «Tu sei il Figlio mio, l'amato, in te ho posto la mia gioia». Proprio perché Gesù sceglie di essere solidale con i suoi fratelli peccatori, lì il Padre, ecco, dice: «Questa è la missione,
questo è quello che voglio da te, diciamo così, e questa è la mia gioia, perché tu mostri al volto, al mondo, il vero volto di Dio. Ecco, in questo battesimo c'è anche il nostro battesimo, non perché sono due battesimi diversi evidentemente, ma il giorno del battesimo anche su di noi Dio ha detto: tu sei il mio figlio amato, e se noi ci faremo solidali con i nostri fratelli, allora questa parola sarà sempre più vera per noi, saremo noi la gioia di Dio.